Con il federalismo fiscale, in cui la sussidiarietà viene a giocare un ruolo fondamentale, eh, anche i beni comuni ne possono risentire positivamente con un approccio più proattivo da parte della società civile. Ma in realtà col federalismo fiscale la sussiderità non c'entra molto, nel senso che in realtà anche senza federalismo fiscale i cittadini erano già legittimati a prendersi cura dei beni comuni, semmai il punto può essere un altro, col federalismo fiscale in teoria almeno, poi bisognerà vedere in pratica, le amministrazioni locali vengono responsabilizzate nell'uso delle risorse, quindi i cittadini in quanto elettori dovrebbero poter controllare meglio come i propri amministratori spendono i loro soldi. Ma questo diciamo, è un aspetto importante, ma non è Strettamente legato alla sussidiarietà. Per quanto riguarda la sussidiarietà, il punto è che fino al 2001, cioè esattamente fino a dieci anni fa, i cittadini che si prendevano cura dei beni comuni venivano considerati degli intrusi da parte dell'amministrazione. Oggi invece dovrebbero essere considerati come degli alleati. Ma è, è nell'essenza stessa dei beni comuni il fatto che se ne possano prendere cura gli stessi cittadini, perché i beni comuni sono quelle, quegli oggetti, quelle cose materiali e immateriali da cui dipende la qualità della nostra vita. Per cui se non ci prendiamo cura noi dei beni comuni, non si capisce che dovrebbe farlo, o meglio, dovrebbe farlo lo Stato, ma siccome non sempre lo fa, e siccome comunque noi abbiamo dei saperi che lo Stato non ha, è bene che ce ne prendiamo cura noi. Questo la sussidiarietà lo legittima e anzi lo riconosce come un nuovo modo di essere cittadini. Il ruolo del volontariato per sconfiggere o perlomeno ridurre eh, le disuguaglianze sociali e territoriali? Ma è banale dire che è fondamentale, ma è fondamentale non solo e non tanto perché introduce risorse aggiuntive rispetto a quelle pubbliche, ma per il modo, il come, la qualità. Io faccio sempre un esempio quando cerco di spiegare cosa vuol dire che i cittadini attivi fanno le cose in maniera diversa. Pensiamo all'accompagnamento dei bambini a scuola. Il modo privato è che il genitore, in genere una madre, accompagna il bambino a scuola la mattina. Il modo pubblico è comprare un autobus, uno scuola-bus, assumere un autista e quello fa il giro. C'è la novità ormai da alcuni anni del piedibus che molte città italiane conoscono, in cui... I bambini vanno a scuola a piedi, accompagnati da due genitori. I genitori si auto-organizzano, i bambini camminano per strada, il che gli fa solo bene, ehm, non si inquina, non si occupa spazio pubblico: è un altro modo di fare la stessa cosa ed è un modo che soltanto i cittadini possono fare, perché non è che la scuola può obbligare i genitori ad organizzarsi per accompagnare i bambini a scuola a piedi. Quindi, la sussiderietà con la cittadinanza attiva introduce un elemento di innovazione fondamentale. Quindi approcci anche più proattivi, approcci nuovi da parte, e anche partecipati che partono dal basso per diciamo, arginare mom momenti critici come quelli attuali? Sì, direi che la sussiderietà orizzontale eh, cancella la radice della metafora basso-alto. Eh, L'idea di un basso che sono i cittadini e un alto che sono le istituzioni, con la sussiderietà orizzontale appunto non esiste più, sono sullo stesso piano i cittadini e le amministrazioni locali, e insieme, quindi appunto certamente una concezione partecipata non tanto decidono insieme ma risolvono problemi insieme, questa è la vera differenza rispetto alle idee tradizionali di partecipazione, partecipano non alla decisione ma alla soluzione del problema.